salve di fischi dopo i primi 45 minuti e il Napoli si trasforma. E trasforma lo 0-2 in un 3-2 ineccepibile nei primi 20 minuti della ripresa. La domanda viene spontanea, la metamorfosi è solo questione di pubblico. Orenieri ha suggerito le opportune alchimie nei 10 minuti di intervallo. Quando andiamo alla ricerca del perché, si appura che mezzo Napoli è stato colpito nella nottata da un debilitante enterite virale. Ranieri. Ma non nessuna alchimia, no. I fischi ci hanno stimolato, ci hanno fatto bene, erano giusti perché non riuscivamo a giocare, però va detto che metà squadra ieri sera, stanotte, è stata male, non sapevo neanche che formazione tirar fuori stamattina e i ragazzi hanno disputato un incontro stupendo. Nel ricordo di un 3-2 decembrino, esaltante ma inutile al Napoli per il proseguimento in Coppa Italia, Bianchi prende le contromisure. Memore di rimonte rocambolesche propone una squadra corta, con pressing asfissiante, rapida negli scambi e prontissima con Rizzitelli e Föller a colpire in contropiede. Ma chi colpisce realmente Galli è Corradini, che anticipa l'entrata del tedesco. Napoli debilitato e lo si nota in Pusceddu, che non ha né fantasia né forza propulsiva sulla fascia, ma anche dalle difficoltà che incontrano Francini e Ferrara a contenere le sfuriate delle due punte romaniste. Ne sembra disinvolto nel ruolo di libero Corradini, piuttosto in linea con i difensori, così da disegnare una mezza zona nella quale imperversano i giallorossi. Diventa allora grande Giannini perché De Napoli, uno dei sei colpiti dal virus intestinale, gli concede spazio. Quando il capitano segna il 2-0 la partita sembra definitivamente chiusa, anche perché Silenzi non trova mai la posizione ideale per sfruttare i lunghi cross. Ed invece ci sarà una rimonta incredibile, per questo Bianchi, infuriato, la partita la commenta così. Ma non c'è molto da commentare a questa partita, abbiamo fatto tutto noi, penso che mi sembra, al di là della validità dell'avversario, penso che non abbiamo tutto a recriminare noi, non c'era neanche partita in certi momenti. Ed invece il Napoli gioca 20 minuti totalmente diversi, cambia soltanto De Napoli con Filardi, cui affida Giannini. Diventano essenziali le giocate di Zola, opportuna la trasformazione di Silenzi, primo gol al San Paolo. Il fantasista è decisamente lui, Gianfranco Zola, perché offre a Careca, da posizione impossibile, il pallone che il brasiliano sa sfruttare a dovere. La Roma, anche se Bianchi la pensa diversamente, va in affanno e fino al 3-2 soffre la spinta degli azzurri, allentata di tanto in tanto da incursioni di Föller. Il 3-2 è una scudisciata e si chiama ancora Zola. Dopo un batti e ribatti al limite dei 16 metri, il sardo diventa protagonista assoluto. E il tripudio è l'ola dei 50.000 e la visibile constatazione. Allora Bianchi richiama Di Mauro, esaurito dalla incontenibilità della corsa delle Mao, e propone la terza punta, Carnevale. Anche Giannini diventa attaccante e prova prima da lontano e poi dalla distanza ravvicinata ad invenzierire Galli. Ma chi sbaglia clamorosamente è l'ex, Carnevale. Perché? Emozione? Chi protesta invece si chiama Rizzitelli, che invoca un rigore, ma anche lui, dal signor Bazzoli di Merano, si becca il cartellino giallo. Non vorrebbe riparlarne Rizzitelli di quel rigore negli spogliatoi, ma l'inseguimento e l'insistenza lo convincono. Siamo abituati a non avere dei rigori, quindi non possiamo fare altro. Ci lamentiamo, ma giustamente alla fine, perché ci ammoniscono anche, quindi più di così non possiamo fare. Tra Ranieri e Bianchi abbiamo raccolto due dichiarazioni diverse, vediamo di mediare la cosa.